Siamo nello studio di Giordano San Giorgi, a cui chiediamo un bilancio faentino del May 2007. Beh, io devo dire che finalmente con l'edizione di quest'anno abbiamo inserito compiutamente il nuovo nella nostra città. Sappiamo tutti come inserire il nuovo sia spesso difficile. Da questo punto di vista devo dire che il mio ringraziamento va a tutta quella città che mi ha sostenuto, che mi ha incoraggiato. E sono veramente tantissimi fra gli operatori commerciali, culturali, cittadini, tutti coloro che in qualche modo nel MEI vedono una manifestazione che porta la città di Faenza alla ribalta nazionale e internazionale. Dall'altro non posso non ringraziare ancora di più quest'anno l'amministrazione comunale che con il sindaco si è fatta carico in pieno delle necessità del MEI, ma anche l'amministrazione provinciale con la presenza degli assessori Maccarini e Savorani, la regione con la forte sensibilità dell'assessore Ronchi e le presenze, devo dire, importanti come quelle del ministro per le politiche giovanili Giovanna Melandri, che hanno fatto in modo che Faenza diventasse un centro anche di discussione del futuro della musica italiana. Sentendo loro e sentendo gli artisti che abbiamo premiato, la MEI Faenza è un appuntamento indelebile tra i principali della scena musicale italiana. Credo che questo sia un asset per la nostra città fondamentale che va mantenuto, consolidando in qualche modo, finalizzando tutte le iniziative verso questo brand che oramai è, come dire, porta un ritorno di immagine alla città veramente forte anche dal punto di vista economico. Comincia a funzionare anche molto bene la Notte Light, è stato molto apprezzato le band che si sono esibite nei vari locali faentini, hanno fatto il tutto esaurito. Ma sì, devo dire che la domenica mattina quando sono tornato al MEI mi sono arrivato una decina di sms da club, ristoranti e altri spazi che erano veramente contenti di come erano andate le cose e che avevano dovuto spingere fuori la gente perché voleva continuare a fare questa festa divertente, amichevole, assolutamente pulita anche oltre le 5, le 6 del mattino. Io credo che questo sia un esempio proprio di come si stia andando verso il nuovo in un modo originale e interessante che caratterizza Faenza e quindi sia necessario in qualche modo anche riequilibrare quelli che sono gli interventi che vengono fatti nei confronti di questa manifestazione. Dall'altro è una manifestazione che deve trovare, oltre al nostro coordinamento, io segnalo che uno dei motivi del successo credo anche che sia la forte presenza anche decisionale di una presenza femminile significativa. Almeno ci sono solo io, ma c'è uno staff di una decina di persone formato praticamente tutto da donne e molte decisioni le prendono Roberta Melverini e Cinzia Magnani. Io credo che questo sia anche un elemento innovativo che dovremmo inserire in tanti altri settori della città, perché porta veramente idee nuove, freschezza, tenacia, competenze, idee. Dall'altro penso che il MEI potrebbe a questo punto cercare di lavorare tutto l'anno, sia trovando un suo filone di attività e di iniziative musicali durante l'anno e dall'altro valorizzando idee ed iniziative nel settore cultura, giovani, impresa che durante l'anno si realizzano. Tra le altre cose penso che potremmo anche lavorare a cercare di fare da volano alla tradizione ceramica abbinandola alla musica, oltre direi ad una serie di contributi che potremmo dare a una serie di iniziative che si faranno nel 2008. Tra l'altro penso che, come già ho avuto occasione di dire, che visto il successo, ma ovviamente di concerto con l'amministrazione e con gli altri e soprattutto con le associazioni di categoria, quest'anno abbiamo fatto un lavoro con la cabina di regia coordinata da Roberto Ramina veramente eccellente, devo dire, un lavoro di squadra che ha portato dei benefici a tutti. Dico, penso che si possa anche ragionare, come si diceva, anche su un secondo appuntamento magari da fare in primavera. Io credo che queste siano cose necessarie per la città, per il suo bene. La città ne ha un ritorno economico, è stato valutato da Terre di Faenza l'anno scorso intorno ai 3 milioni di euro, un'agenzia specializzata di marketing ha valutato intorno al 1 milione di euro il ritorno d'immagine per la città
quindi devo dire che è un asset che va consolidato e va valorizzato tutto l'anno. Tutto l'anno in qualche modo deve trovare sinergie, collaborazioni, fare rete, costruire un suo percorso affinché la città cresca con questa originalità che ci caratterizza in tutta Italia. Penso ad esempio, fra le tante cose, alla proposta che abbiamo fatto di un master sul settore della musica e dello spettacolo che potremmo fare a Faenza, credo, con adesioni che sicuramente ci arriverebbero non solo da tutta Italia, ma da tutta Europa, così come penso a tanti elementi di innovazione che potremmo inserire utilizzando l'esperienza del MEI. Ecco, un'altra testimonianza dell'importanza che ha raggiunto il MEI faentino, oltre alle 30.000 presenze, oltre alla costante arrivo a Faenza di ministri, presidenti di commissione, è anche il fatto che durante l'anno siete chiamati un po' in tutta Europa, da altri, festival della musica che vi richiedono un gemellaggio, una vostra presenza, una vostra testimonianza. Siete entrati nel circuito, diciamo pur mondiale, della musica giovanile. Sì, diciamo che siamo degli ambasciatori di Faenza, penso straordinari, forse tra i più forti, nel senso che oramai siamo considerati fra le 5-6 fiere della musica indipendente più importanti d'Europa, insieme ad Eurosonic, al Popcom, al Midem, al Womex e un altro paio, e veniamo chiamati proprio da questa a portare testimonianze, rapporti, collaborazioni. Dall'altro stringiamo gemellaggi in Italia, spesso con significati anche sociali, politico e culturali, per sviluppare dei territori, per sviluppare un'area, per portare questi elementi di innovazione. E credo che sotto questo aspetto anche ci debba essere una considerazione per poter uscire come MEI, come sistema Faenza, come sistema territoriale, in modo da portare in giro non solo il MEI, ma tutte le altre caratteristiche e tradizioni della nostra città. E quindi credo che anche intorno a questo si possa ragionare in termini di comunità, in modo da valorizzare al meglio questo lavoro che tra l'altro partirà fra breve. Già la prossima settimana faremo le prime riunioni per partecipare all'Eurosonica, al Midem di Cannes. Teniamo conto, tra l'altro, che il Ministero del Commercio Internazionale, nell'accordo operativo per promuovere la musica italiana all'estero, ha riconosciuto solo il MEI in Italia per l'accoglienza degli ospiti stranieri a una fiera musicale.